coraggioso Andrea Stella, che partirà tra qualche istante per gli USA. Le raccomandazioni le abbiamo fatte, abbiamo già detto la prima tappa. E 6 anni fa mi sono laureato in legge, sono andato in America in vacanza, frequentavo una scuola di inglese e 3 balordi volevano rubarmi l'auto, era una strada privata, una strada sicura, molto vigilata, io non ho posto resistenza ma in un secondo questi mi hanno sparato. E niente, la vita mi è cambiata così molto velocemente. All right. 90-60-90. Okay. Sono le migliori. A questa latitudine, Andrea, infatti va bene anche qualcos'altro, credo, Qua fosse anche. Anche se fosse 70, 100. Tutte le riprese che aveva fatto Maria. Ce le ha sia Otello che Chico. Altro me lo dovete dire dopo prima. Aspetta lì, che c'è. Poi la mia spalla come sostegno. Sì, con quest'idea abbiamo deciso di raccontare, di comunicare questo messaggio, cioè se puoi fare una barca a vela per tutti, puoi fare anche delle città per tutti. E da lì abbiamo cominciato con una scuola a vela completamente gratuita, e questo grazie a dei partner come Progetto Italia, che ci sono vicini, ci danno una grossa mano. Questa scuola che permette a quasi 800 persone, tra ragazzi disabili, loro accompagnatori, medici e fisioterapisti, ogni anno in varie parti d'Italia e in Spagna, seguendo le regate preparatorie all'America's Cup, permette ogni anno di vivere un'esperienza di mare molto intensa e molto positiva. Oggi con questa associazione, lo Spirito di Stella, che è il nome della barca e è il nome di un'associazione Onlus, stiamo raccontando in varie università di architettura, ingegneria e design industriale d'Italia, stiamo raccontando appunto la nostra esperienza progettuale e cerchiamo di trasferire una mentalità che è quella di
creare degli oggetti che vadano bene a tutti, quindi in un'ottica di design for all, un modo di progettare che non è legato solo alla persona disabile, ma è legato anche, va a beneficio della mamma col passeggino, della persona anziana, dello sportivo che corre. Correggi un po' dalla tra... Viene da qua dietro, sì. E quindi tu, se...